L'attracco di Natalia Cohen. È come se l'ancora si fosse ingarbugliata. Per la prima volta l'equipaggio usa il noi e non il nome dell'ormeggio assegnato. È alta marea, il sole non è ancora sorto, l'umidità è bassa, ma l'ora è incerta. I generatori sono fuori uso e tutti gli orologi di bordo sono rotti, dispersi nello spazio. Giriamo in tondo come pesci in una boccia. Ammazziamo un tempo che forse non abbiamo. Il sole farà meridiana alla nostra pazienza, come fosse un mozzo che gioca al solitario, ignaro del ticchettio degli orologi. Andiamo avanti e indietro, legando e slegando i nodi più difficili. Viaggiamo a zero nodi. Il porticciolo ha un piccolo pontile di 250 metri. Ci corro ogni mattina, almeno 36 volte, perché l'equipaggio non può andare oltre, per paura del contagio. È come se fossimo in mare indefinitamente, senza sapere quale porto sia sicuro. La nostra ancora non ha un'ombra di ruggine perché è stata lucidata 4 volte da gennaio, ma i mesi iniziano tutti a mischiarsi. La superficie verniciata, esterna, è immacolata. Le finestre hanno, se tanto, mezza macchia d'acqua su un hackwort di 60 metri. Perché sta salendo l'umidità a Miami. C'è speranza che il caldo aiuti a diminuire il contagio, che la vita forse torni alla normalità e che rialzeremo la bandiera come facciamo ogni mattina, con il suono delle trombe della guardia costiera. E sarà il momento di mollare gli ormeggi, tirare su i parabordi e veleggiare verso un'incognita migliore.